Oggi parliamo delle due auto elettriche più economiche che si trovano attualmente sul mercato e un po' come abbiamo fatto negli altri video, nei video scorsi, facciamo un po' i nostri conticini per quanto riguarda se conviene più l'una o l'altra e quale ci fa risparmiare di più. E quindi oggi parliamo di Dacia Spring o Renault Twingo. Prima di iniziare vi consiglio vivamente di iscrivervi al canale, perché come vedete siamo veramente pochissimi e quelli che vedono i video e non sono iscritti sono troppissimi. Quindi subito iscriviti al canale, lascia un like e mi raccomando guarda il video fino alla fine, così può piacere, se ti piace questo video può piacere anche ad altri utenti. E come tutte le altre volte quando facciamo questo tipo di confronti, anzi questo video è un pochino più soft delle altre volte, dobbiamo fare delle piccole premesse. Ovviamente queste due auto a parer mio sono da utilizzo cittadino, massimo extraurbano e nulla di più, e come sempre nella logica in cui vi propongo questo tipo di video le considero più come seconde auto di famiglia, che di solito vengono utilizzate per utilizzo strettamente cittadino o extraurbano. E ovviamente forse neanche troppo in questo caso, visto che sono auto elettriche che non richiedono un quantitativo di energia così elevato, quindi si potrebbe fare anche un po' a meno, se in certi casi avere un box, un garage per poter ricaricare durante la notte. Per quanto riguarda i vari consumi della Twingo elettrica, vi riporto a questo video che feci ormai un bel po' di tempo fa, dove ho parlato più approfonditamente per quanto riguarda Renault Twingo elettrica o benzina, se quale dei due conveniva di più comprare nell'arco di tempo di sempre di 10 anni. Ma facendo un piccolo riepilogo, i dati che del consumo che avevo calcolato con le varie prove che ci sono state dei vari giornalisti eccetera è stato di ben 14 kWh ogni 100 km. Con una batteria da 22 kWh la Renault Twingo quindi potrebbe percorrere ben 157 km. Vi ricordo che tutti questi calcoli che ho fatto per quanto riguarda i consumi medi sono andato a vedere i vari video o articoli eccetera, dove viene riportato specificamente che percorsi sono stati fatti, e di solito quello che voglio per fare tipo la media generale è che la prova viene svolta in un percorso urbano, tangenziale e autostrada a 130. Quindi tenetevi conto anche questo. Con i nostri sempre ipotetici 1000 km al mese, la Twingo elettrica dovrebbe ricaricare ben 140,14 kW di elettricità, con un costo di ben 35,03 euro al mese. E vi ricordo che la Twingo elettrica ha circa 60 kW di potenza, che dovrebbero essere circa, se non ricordo male, un'ottantina di cavalli. Invece per quanto riguarda la Dacia Spring, finalmente ci sono state un po' di prove dei vari giornalisti. Avrei voluto portare qua sul canale a voi una prova dei consumi fatta come vorrei che fosse fatta, però nessun concessionario qua mi caga, quindi se c'è qualcuno all'ascolto, email. Ma tornando con i piedi per terra, la capacità della batteria netta della Dacia Spring è di 26,8 kWh e con i vari conti che ho fatto la Dacia Spring consuma circa 14,3 kWh ogni 100 km, ovvero 187 km. In un mese di percorrenza di sempre 1000 km la Dacia Spring dovrebbe ricaricare circa 143,31 kW di elettricità, con un costo di 35,82 euro. Quindi vi ho detto un po' i dati molto brevemente rispetto alle altre volte, e voglio anche un po' parlarvi per quanto riguarda gli incentivi. Non so se qualcuno di voi ha sentito la notizia, ma gli incentivi per le auto elettriche sono finiti, anche se erano già stati emessi dei nuovi incentivi. Comunque nella tabella che ho messo li ho messi lo stessi, perché secondo me molto probabilmente, anzi sicuramente spero, questi incentivi verranno riaggiornati tra virgolette, quindi verranno emessi nuovi
soldi. E vi ricordo che per le auto elettriche, se rottamate un veicolo vecchio, avrete ben 10.000 euro di incentivi. Un'altra piccola nota che vi voglio ricordare, se nelle puntate precedenti non ci siete stati, è per quanto riguarda l'assicurazione, perché le altre volte con i vari confronti dicevo che semplicemente l'assicurazione delle auto elettriche è minore del 10 o 30% rispetto ad auto termiche con la stessa potenza. In questo caso, come non parliamo di elettrico versus benzina o termico, ho scritto semplicemente non calcolabile, semplicemente per lo stesso discorso che vi dico sempre, ovviamente, perché l'assicurazione è un fatto molto soggettivo, quanti chilometri fate, quanti anni avete e così via. Per semplificare il tutto, diciamo che questi calcoli che ogni volta vi faccio voglio che siano una base per voi da applicare nel vostro quotidiano, poi così potete un po' essere agevolati nel decidere un'auto rispetto a un'altra. Quindi io spero vivamente che, insomma, vi aiutino questi tipo di video. E come potete vedere dalla tabellona, abbiamo la tabella appunto dei costi in 10 anni di vita. Come potete vedere, ho messo semplicemente il costo base delle due auto. So che nella Dacia ci sono soltanto due allestimenti e nella Renault Twingo non mi ricordo quanti, almeno 4 se non ricordo male, però come sempre voglio semplicemente continuare su questa strada, prendere semplicemente il listino e prendere la versione base, così dopo voi vi fate, vi regolate, eccetera. E come potete vedere, per quanto riguarda l'energia, l'elettricità, la Renault Twingo paga un pochino di meno rispetto alla Spring. Per quanto riguarda la revisione, riguardatevi gli altri video, è sempre lo stesso calcolo che faccio, sono sempre quei 180 euro. L'assicurazione vi ho detto che purtroppo non è calcolabile. Il bollo con questo tipo di auto si paga veramente praticamente quasi niente nell'arco di 10 anni, perché nella maggior parte delle regioni ormai i primi 5 anni per le auto elettriche non si paga il bollo e poi dopo si paga soltanto il 25% del dovuto. Quindi nell'arco di 10 anni, per quanto riguarda ad esempio la Dacia Spring, pagate soltanto o tra i 106,42 o 159,63 euro. Questo perché vi ricordo che in base alla regione il costo del bollo è leggermente diverso. Ovviamente sono le tariffe che vengono applicate sotto alla potenza di 100 kW. Per quanto riguarda il tagliando, sono sempre quei 500 euro molto molto indicativi, proprio perché queste due auto, sia la Twingo che la Spring, purtroppo, siccome sono uscite sul mercato da pochissimo tempo, ovviamente nessuno sta facendo tagliando o robe del genere, quindi non si hanno dei dati. Anzi, se qualcuno di voi ce l'ha, o qualche amico, o avete qualche informazione in più, scrivetelo qua sotto nei commenti, che può essere che sia d'aiuto ad altri utenti. E come potete vedere, se la contendono un po', però la Dacia Spring costa un pochino di meno. Certo che la Dacia Spring costa, vabbè, in pratica 15.000 euro a confronto dei 17.000 della Renault Twingo, però dovete anche tenere conto che la Dacia Spring nella versione base non ha ad esempio neanche Apple CarPlay o Android Auto per connettere il telefono. Quindi la versione Plus, che è quella più conveniente, ovviamente, secondo me va a equiparare il prezzo della Renault Twingo, quindi sono molto molto vicini tra di loro. E quindi diciamo che alla fine, tra queste due auto, a parer mio, non saranno tanto i dati a differenziarsi, ma più che altro se può piacere una rispetto all'altra e basta, anche se sono auto abbastanza diverse tra di loro. Io spero che questo video vi sia stato d'aiuto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like, fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti e fatemi sapere se qualcuno di voi ha preso o la Renault Twingo elettrica o la Dacia Spring Electric. Mi raccomando, seguimi sul mio profilo Instagram, che qualche volta metto qualche fotina, e segui il canale Telegram delle offerte di Amazon, che qualche volta metto qualcosina. Buona continuazione su YouTube e noi, come sempre, ci vediamo in un prossimo video qua su YouTube.